Bene ragazzuoli, eccoci qua con un nuovo video. Oggi video particolare, video speciale perché a distanza di più di un anno, questa è la seconda volta che faccio il Q&A qua a Dubai, qua nell'area del Burj Khalifa. L'anno scorso era per la vittoria di Gennady, oggi è per un altro tipo di vittoria. Comunque vi ho chiesto su Instagram le vostre domande, andremo a rispondere. Iniziando con la prima, di Cosmos Artwork che mi chiede: ti abbiamo visto piangere quasi nella diretta, che emozione hai provato lì dal vivo? Allora ragazzi, fatemi spiegare un attimino perché è vero, sono stato molto emotivo a riguardo di questa cosa. A parte che l'evento, cioè dal vivo, Hermes è mio amico, c'è cioè l'atmosfera, tutte queste robe qua, fuori di testa, le mie emozioni erano a mille a prescindere. Due motivi per cui piangevo. Il primo è che effettivamente Hermes lì davanti ai miei occhi stava effettivamente per battere Levan, cioè lo stavo per vedere dal vivo veramente, dopo tutti quelli che dicevano che non l'avrebbe mai fatto, dopo che l'ho visto crescere, cioè tutte le cose che ho visto, era lì che stava per diventare il numero uno al mondo, battere il miglior Messi di tutta la storia. Secondo è perché effettivamente in quella posizione lì che è molto pericolosa e avevo paura che si rompesse il braccio. E è stato un contrasto di queste due emozioni. In realtà la mia paura di che lui si fosse, che si rompesse il braccio in realtà era... Non era molto fondata perché alla fine comunque ricordiamo che negli atleti di altissimo livello è difficile rompersi il braccio. E ragazzi, stiamo parlando di gente che 130 kg, 140 kg hanno strutture genetiche incredibili. È praticamente impossibile rompersi il braccio a quei livelli lì, no? Può succedere, ma è quasi impossibile. Quindi era davvero una paura infondata. Però nel momento, un'emozione qui, un'emozione lì, cioè stavo impazzendo e niente, le emozioni sono date sfogo in questo senso. Bene, prossima domanda da Rose97 che mi chiede: quante ne hai tirate giù ieri sera? Ragazzi, questa volta devo dire la verità, sono stato bravissimo. Neanche una. Non si è sentito nulla nella live, me lo sono rivista apposta. E ragazzi, quando rappresentiamo l'Italia, comunque anche la federazione a livelli internazionali così alti, ci si deve comportare nel modo migliore, quindi sto cercando di cambiare questo aspetto. Quindi ragazzi, sto facendo bravo. Poi Adrian Bucea mi chiede: come si sente Hermes? Ragazzi, Hermes si sente molto bene, è soddisfatto e contento di quello che ha fatto. E attualmente è sicuramente infiammato da morire, quindi starà riposando giustamente. GRX97 mi chiede: descrivi le sensazioni avute appena prima del match e subito dopo. Ragazzi, vi devo dire la verità, prima del match non ho avuto nessun tipo di tensione, di nervosismo, come mi era capitato in tutti gli altri eventi, no? Ero davvero molto calmo. Effettivamente vedevo anche Hermes che era così, la mia stessa mentalità, ma perché? Perché effettivamente Hermes non aveva niente da perdere, aveva solamente da guadagnarci. Quindi secondo me questo ha smorzato tanto quell'atmosfera nervosa, di nervosismo, di ansia che si crea normalmente prima dei match. Subito dopo penso che l'avete visto tutti, è euforismo, felicità a cannone, davvero davvero incredibile. Elia Cocco ci chiede: ciao Roccia, potresti spiegare nel dettaglio cosa è successo a Levan ieri e le considerazioni in cui è? Allora, Levan ragazzi ha avuto sicuramente dei problemi a livello... Allora, quando... parliamoci chiaro, se 190 kg, non 100, non 130, 150, 190. Ragazzi, quegli sforzi lì, Levan non è mai stato portato a quel limite, a quello sforzo assurdo, ok? Effettivamente quando gli è capitato avrà sicuramente subito una grandissima pressione sul cuore, sul sistema respiratorio, sul sistema circolatorio, stava per svenire. Lui era pronto per andare a fare il quinto match, il quinto round. Però appena si è alzato stava per svenire ed è subito seduto e niente, quindi praticamente non c'era più, non ce la faceva, era finito, cioè proprio fisicamente era finito. E questo che succede? Niente, non è venuto niente di grave, però era praticamente quasi portato alla morte. Sir Alessandro Gallo mi chiede: quanto cazzo gasavi Hermes? Sei un mito, Issa. Ragazzi, ho dato del mio meglio. Ero lì, eravamo un team fantastico, c'era Nicola Schievolocchi nel suo corner, c'ero io, c'ero Leonardo, c'era la Gloria, c'erano tutti. E tutti abbiamo messo il cuore per cercare di aiutare Hermes come potevamo. E ha funzionato. È stata davvero una notte speciale. Simone Murroni mi chiede: se avesse avuto 1 o 2 mesi in più per prepararsi, pensi che sarebbe andata diversamente? Ragazzi, assolutamente sì. Non voglio dire ogni mese,
ma ogni 3 mesi, ogni magari 4 mesi a questo punto, Hermes sta migliorando in una maniera pazzesca. Basta quell'1, 2, 3, 4, 5% in più per farli fare il passo successivo. Ragazzi, basta quel poco lì per veramente fare il top. Perché in realtà, ragazzi, se A è 1% più forte di B, A vince sempre. Quindi, ragazzi, sta migliorando in maniera incredibile. Per questo vi dico sempre che gente come Morozov, come magari anche Tobias Sporrong, comunque questi atleti giovani, Hermes Gasparini, sono quelli che secondo me saranno il futuro di questo sport. Molti mi hanno chiesto per quanto riguarda il match tra Dennis e John e per quanto riguarda il futuro match tra tra Dennis e Devon. Allora ragazzi, purtroppo lo sapevamo che sarebbe andata così. In realtà io credevo che sarebbe andata in modo diverso perché il mio cuore ha sovrastato la mia logica, la mia mente. John è sempre John, li voglio bene da morire, quindi come fai ragazzi a non ti fare per John? Comunque va bene, ha dato il tutto e purtroppo ragazzi ha quasi 59 anni. Invece ragazzi, per quanto riguarda il rematch tra Dennis e Devon, io penso fermamente che Devon riuscirà a vendicarsi della sua sconfitta in passato. Bene ragazzi, prossima domanda. Vi chiedo già scusa se l'audio fa schifo, c'è lo spettacolo alle mie spalle e la mia voce è praticamente distrutta. Quindi, prossima domanda di Roberto che mi chiede: a me piacerebbe sapere cosa è successo in quei 2 round in cui Hermes è stato flash pinnato. Ragazzi, semplicemente Hermes ha provato, pensava di aver stancato abbastanza Levan e ha provato ad andare subito in ponte press per cercare di batterlo, ma purtroppo in realtà questa cosa non ha funzionato. Quindi è stata semplicemente una tecnica sbagliata, non una mancanza di forza o altro. Il Levan contro Hermes era più forte di quello contro Devon? Ragazzi, assolutamente sì. Era 10 kg, 15 kg più grosso e Levan stesso ha dichiarato che questa era la sua versione più forte di sempre. Giorgio Ceriani che mi chiede: senza gli stop per fallo, Hermes avrebbe pinnato Levan nel secondo, quinto e sesto round. Non c'è stato effettivamente un sesto round, ma va bene, capisco cosa intendi. Comunque sì, penso effettivamente che se Bill non avesse interrotto il match, Hermes avrebbe portato a casa almeno qualche pin. C'è un grande dibattito dietro le regole che hanno utilizzato, perché in realtà il running foul, se Levan faceva un fallo ma non guadagnava una posizione vincente, il match si doveva lasciare andare. Quindi in realtà doveva lasciare continuare il match e Hermes, secondo me, se continuava, avrebbe vinto. Però è andata così, ragazzi. Tirone Russo che mi chiede: chi è il tizio che ha tirato l'acqua addosso a Levan? Ragazzi, è uno che si vede abbastanza di frequente nei suoi video di Levan e non è altro semplicemente che un suo caro amico che purtroppo è invalido. Mi chiede anche: Tsiplenkov tornerà mai ai livelli assoluti? Ragazzi, io non penso proprio. Dennis ha fatto quello che doveva fare nel passato, ma è tornato, farà quello che deve fare, ma ragazzi non aspettatevi che sarà il prossimo che batterà Levan. Eros Sandrin che mi chiede: Hermes ha capito le debolezze di Levan? Ragazzi, sì. La chiave di volta per battere il gigante georgiano è stata trovata. Penso che rematch veramente ce ne sarà di vedere delle bellissime. Bene ragazzi, ultimissima domanda e poi andiamo a mangiare perché devo avere tanta fame. Carmine Masselli 98 mi chiede: Hermes diventerà numero uno al mondo? Ragazzi, per me Hermes è già il numero uno al mondo, ma semplicemente per questo. Ha tecnicamente vinto 2 round. Se il match continuava avrebbe vinto quei 2 round. Io vi giro la frittata e vi chiedo: se Hermes stasera dovesse risfidarsi con Levan, entrambi freschi, ok? Ma Hermes si porta dietro le nozioni e quello che ha imparato da questo match, chi vincerebbe? Se pensate che Hermes possa vincere, allora Hermes è numero uno, perché io lo penso. Penso che se Hermes fina subito il primo round, fa quel tiro, fa quella roba lì, fa quello che deve fare per farlo stancare, poi va in press, lo batte. Quindi tecnicamente sembra una bestemmia, ma Hermes secondo me è già numero uno. Però rimaniamo con i piedini per terra e tempo al tempo ragazzi, tempo al tempo e sarà ufficializzato al 100%. Ragazzi, il Q&A finisce qui, io vi voglio bene, è stata un'esperienza fantastica. Nei prossimi giorni vi porterò tanti tanti altri video. Ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato su Telegram, su Instagram, che mi seguono, gli iscritti, tutti veramente, vi voglio troppo bene. Ragazzi,
Ricordate sempre che la forza non è mai debolezza. And always remember, stay strong.